riflessione di Giambattista Vico, penso che conosciate questo filosofo che dice corsi della storia, ma ce n'è un'altra che viene citata in maniere un po' diverse da vari autori, che dice che chi non coltiva la memoria inevitabilmente tradirà la storia. L'encomio è rivolto a voi, più presenti oggi, per il fatto di essere qui, di aver dedicato una giornata per coltivare quella musa, chiamiamola così, importante, ispiratrice per la pace, soprattutto dei popoli, che è la memoria. E credo che oggi, più che mai, viviamo in una realtà nella quale sembra che tutte le informazioni siano a portata di mano, e tutte le queste informazioni sono filtrate o addirittura anche usate in maniera non sempre molto pulite. Quindi avere anche l'obiettività della memoria, dedicare il tempo alla memoria e soprattutto imparare anche dal passato per costruire il futuro, credo sia davvero un compito di ogni essere umano, al di là della sua fede, delle sue. Quindi grazie anche per l'invito e un invito a voi anche a continuare a coltivare questa memoria di persone come Beato Carlo, che sto imparando anch'io a conoscere, che molte volte sono un po' dimenticate anche nella storia, nonostante le scelte che abbiamo compiuto siano state scelte che hanno portato a quell'Europa che oggi noi possiamo godere. Se oggi possiamo girare anche tranquillamente nell'Europa è perché ci sono state persone che già nel passato, con lungimiranza, hanno guardato in avanti pensando che un'Europa dei popoli potesse essere veramente qualcosa di possibile di realizzare. Quindi grazie e buon lavoro.